Allora, Andrea, riprendere dopo un lungo periodo di inattività per te non è una novità, visto gli infortuni che hai avuto in passato, però questa è una situazione nuova per tutti. No, assolutamente, è una situazione nuova. Siamo partiti molto carichi, molto motivati perché non è stato facile in questi mesi non potersi allenare per questo virus che ci ha colpiti e siamo partiti molto con molta forza e intelligenza perché non è facile comunque andare a lavorare sul campo dopo così tanto tempo perché c'è sempre il rischio di sovraccaricare troppi muscoli e stiamo lavorando veramente molto bene. E dove magari non arriva la gamba per i mesi fermi, ci arriva comunque la voglia e la carica comunque di fare un buon campionato. Qual è il tuo primo bilancio di questo pre-ritiro? Ma è un bilancio molto positivo, ci sono dei ragazzi molto vogliosi, molto giovani e vogliosi, con tanta spensieratezza e vogliamo fare un bel campionato e sono sicuro che comunque i presupposti ci siano tutti. È una stagione nuova anche dal punto di vista del mercato, perché di fatto non è ancora aperto, però sono arrivati due giocatori nuovi e è un Modena che è un cantiere aperto. Sì, il Modena penso che con questi due acquisti che ha fatto abbia detto espressamente il campionato che vuol fare, quindi noi li abbiamo accolti nel migliore dei modi, sono due ragazzi che già conoscevamo perché vengono da campionati importanti e li abbiamo accolti nel migliore dei modi, speriamo che ci diano una grossa mano e speriamo di fare un bel campionato, i presupposti ci sono tutti. Per Greffi e Mignanelli sono due difensori, c'è già intesa, quelle volte che fate qualcosa a livello tattico. Ma adesso chiaramente Anto abbiamo fatto poca roba a livello comunque di campo perché facciamo più forza e lavoro aerobico magari, però si intravedono tutte le qualità e già in passato quando magari li ho incontrati o quando li abbiamo incontrati si era già visto comunque la qualità di questi due giocatori, quindi ben venga che siano con noi e non contro di noi. Andrea, tu l'anno scorso rientravi dopo un periodo di grandi inattività, nel tuo momento migliore si è interrotta la stagione, però sei soddisfatto di quello che hai fatto nella passata stagione? No, sono molto soddisfatto perché non era facile riprendere dopo un periodo così fermo dal mio punto di vista personale, quindi sono contento. Poi il fatto che comunque la società mi abbia proposto un rinnovo, penso che qualcosa di buono ho fatto e non vedo l'ora comunque di incominciare il campionato, di ripagare quello che la società ha fatto per Il Modena dove la può mettere l'asticella dei propri obiettivi? me. Ma io quando vado in campo sempre per vincere, quindi penso che l'obiettivo che deve avere ogni giocatore del Modena sia quello di far meglio dell'anno scorso, ma di vincere, provare a vincere ogni partita e provare a togliersi grosse soddisfazioni.